Vittoria di stretta misura, 1-0, della Lazio sul Pescara all'Olimpico. È stata una partita noiosa, specialmente nel primo tempo, con una Lazio con poche idee e con il Pescara che non ha mai messo in difficoltà i biancazzurri, badando solo a spezzare le trame avversarie sulla tre quarti e facendo muro poi in difesa. Così i padroni di casa non sono riusciti a trovare i varchi necessari. Castagnieri, inoltre, doveva privarsi dopo solo 25 minuti dell'apporto di Spinozzi, infortunatosi in uno scontro e lo sostituiva con Mirra. Ma le cose per tutta la prima parte della gara non cambiavano. Nella ripresa i biancazzurri riprendevano ad esercitare la loro pressione e dopo solo un minuto Viola tentava con un tiro che andava al lato di poco. Poi, tra il sesto e il settimo minuto, ancora due azioni pericolose dei laziari. Nella prima, un tiro di Sanguin veniva deviato in angolo da un difensore e quindi la stessa sorte capitava nella seconda a Ferretti dopo un'azione confusa in area. Al quattordicesimo ancora un'occasione buona per la Lazio, ma il tiro di D'Amico finiva fuori. E alla mezz'ora l'unica rete della partita. Calcio di punizione di D'Amico dal lato minore del rettangolo dell'area di rigore e colpo di testa di Spegiorin che saltava più alto di tutti. Il Pescara reagiva, ma non riusciva a pareggiare le sorti nemmeno quando Tidia, che già aveva sostituito Casaroli con Lombardi, mandava in campo Silva al posto di Nobili e finiva così sull'1-0 per la Lazio.